Vincenzo Garofalo, detto Enzo, nasce a Messina il 30 novembre del 1958. Attualmente è deputato parlamentare del Popolo delle Libertà al suo secondo mandato. È stato presidente dell'OIACP e dell'autorità portuale. È sposato con Cinzia e ha tre figli, Germana, Francesco ed Alessandra. Dicono di lui: è una persona onesta e capace, ma non ha mai amministrato un grande ente. Frase celebre: io voglio lavorare per produrre sviluppo e non per produrre voti. Lei è il candidato sindaco del centrodestra che è riuscito a ricompattarsi. Al suo fianco però non ci sarà nuova alleanza di Buzzanca, che candida Gianfranco Scoglio. Non avere l'appoggio dell'ex sindaco è uno svantaggio o un vantaggio per lei e per la sua coalizione? Ma io non ho mai fatto questo genere di calcolo e si è arrivati a questa proposta senza nuova alleanza perché non c'era un punto di convergenza, soprattutto sulla scelta del candidato a sindaco. Non abbiamo mai parlato di programmi, se avessimo parlato di programmi avremmo scoperto quali erano le differenze e quindi la scelta l'hanno fatta loro. Cito da un suo tweet: la mia amministrazione sarà in discontinuità rispetto al passato. Come noto, prima del commissario, l'amministrazione comunale era guidata dal PDL e lei ripropone le stesse facce, in un certo senso. Troviamo Isgrò, Caroniti, ma anche tanti consiglieri comunali uscenti. Sarà in discontinuità rispetto a se stesso e al suo partito, di cui tra l'altro è stato coordinatore insieme a Buzzanca? No, la mia discontinuità è nel metodo, l'ho già spiegata, non è assolutamente, io non rinnego nulla di quello che ho fatto perché sarei una persona poco coerente. I miei 19 anni di politica non ho mai cambiato partito, non ho mai cambiato gruppo con il quale sono cresciuto, ho sempre lavorato per un ideale che è quello di dimostrare che c'è anche una buona politica e comunque al primo posto vengono gli interessi di tutti. Credo che la mia discontinuità possa essere ben interpretata solo se si legge cosa noi vogliamo fare. Cioè noi vogliamo lavorare confrontandoci costantemente, rimettendoci in discussione e soprattutto senza riconoscerci in una tautologia che la gente pensa che la politica voglia dimostrare di avere. Questa discontinuità comunque parte anche da un'altra considerazione, che rispetto al passato, le esperienze che abbiamo fatto ci devono portare a portare delle innovazioni. Poi guardi, se la nostra proposta è una proposta che sa di vecchio, vi invito ad andare a guardare il nostro concorrente principale sotto il profilo politico, che mi pare che contenga all'interno delle sue proposte una gran parte di maggioranza della giunta di Buzzanca, perché l'UDC era in maggioranza, non dimentichiamolo. Avevano peso che era. Avreste Se voluto l'UDC dalla vostra parte? l'UDC sposava il nostro modo di fare, se l'UDC, come io penso, abbia già individuato a livello nazionale un percorso nuovo, perché no? Ma ci tengo a sottolineare che chi ha scelto di continuare l'esperienza politica all'interno del Popolo Libertà e che ha fatto esperienze precedenti lo fa con lo spirito che abbiamo chiesto, cioè di rimettersi in gioco, rimettere in gioco anche il modo con il quale si è fatto politica. E questo per me, lei ha fatto dei Quindi nomi, stesse persone, però un modo diverso di fare ma politica. stesse persone, io sono stessa persona, io non sono mai cambiato, appunto sono nato il 30 novembre del 58, sono cresciuto, ho dei miei mutamenti come tutte le persone, ma fondamentalmente. Infatti l'ho detto anche in altre occasioni, le elezioni diranno se io sono una persona in grado di amministrare e di avere consenso oppure no, ma non posso non rilevare che questa nostra differenza è nei fatti, è nei contenuti, è nel nostro programma, nel modo con il quale noi stiamo facendo una campagna elettorale. Andate a leggere le liste e vedete quanti professionisti, giovani, donne, persone che stanno rimettendo anche. Stanno mettendo a disposizione il loro tempo, la loro voglia di fare per dare un contributo. Guardiamo anche questo e poi vediamo se siamo noi che non siamo coerenti rispetto a una discontinuità che ho spiegato, non è rinnegare il passato, perché la vecchia amministrazione sicuramente ha fatto anche delle cose di buono, come avrà fatto degli errori, ma se andiamo indietro, ogni amministrazione avrà fatto cose buone e cose meno buone. Dobbiamo guardare però in avanti. A proposito di cose non buone, il Comune sta per dichiarare, potrebbe presto dichiarare il dissesto e quindi il prossimo sindaco si troverà ad amministrare con pochissime risorse finanziarie. Lei che modello di amministrazione propone e soprattutto quali spese andrà a tagliare se dovesse essere eletto sindaco di Messina? Il nostro comune avrà una spesa energetica, vediamo se quella spesa energetica può essere rivista, approfittando delle competenze che abbiamo noi nella nostra città di eccellenza, ho detto sempre del CNR. CNR nel 2009 ha firmato un protocollo d'intesa col comune di Messina, non è mai stato attuato, al quale partecipa anche l'ANCE. Per
Pensiamo a tutti i fitti passivi, per esempio da quanti anni siamo fermi con il finanziamento della città della giudiziaria, del secondo palazzo di giustizia non utilizzato. Perché le precedenti amministrazioni non hanno fatto niente in tal senso e anche l'ultima amministrazione, l'amministrazione Buzzanca? Ma io penso, ecco, se devo fare una critica a qualunque amministrazione, compreso probabilmente a quelle che ho, al lavoro che ho fatto io, la tempestività delle decisioni, quella che io spero di riuscire a portare avanti, e cioè spero di prendere le decisioni in tempi più veloci possibili, nel rispetto ovviamente delle leggi e delle norme. Poi certo ci sono i ricorsi giudiziari, anche su quelli bisognerebbe che le norme nazionali intervengano per dare da questo punto di vista un aiuto agli amministratori. Perché l'amministratore ha un mandato di 5 anni all'interno del quale spesso 3 anni si perdono per un giudizio amministrativo e quindi un'opera che può portare, come magari il secondo palazzo di giustizia, a una riduzione di 1.700.000 euro di fitti e quindi moltiplicato per n anni sono milioni di euro. Torniamo magari al discorso, dice, cosa farà? Certo, un'altra cosa, cercherò di stimolare il personale a produrre di più e a ragionare in termini di produttività. Interverrà anche sui dirigenti? Ma certo, i dirigenti, cioè ognuno ha un ruolo, quel ruolo se lo deve, come dire, conquistare lo stipendio e deve dimostrare che dà un contributo alla città in termini di sviluppo. Cambiamo argomento, Messina, oddio, non tanto in realtà, Messina Ambiente, ATM Servizi Sociali, 3 bombe ad orologeria pronte ad esplodere. Chi ha più colpe per la situazione in cui si trovano questi 3 settori e soprattutto lei che soluzioni propone? Per mia abitudine non assegno colpe a nessuno, perché preferisco da questo punto di vista fare un ragionamento assolutamente impersonale. Poi ci sono organi e tempi per fare anche un'analisi e lo vedremo, nel senso che se ci sono delle colpe da parte di chi ha gestito le aziende o di chi gestisce attualmente le aziende, evidentemente non rappresenterà il futuro. Ma sono tutte aziende che hanno dipendenti e hanno anche alcuni settori vitali per la nostra città. Andiamo, magari prendiamo la più difficile, l'ATM. Ecco, l'ATM. Noi andremo immediatamente a fare un'analisi dei bisogni dei servizi di trasporto pubblico locale nella città e vedere quali costi è giusto che si sostengano per quei servizi. Dopo di ciò andremo rapidamente in una direzione di allargare i servizi all'azienda di trasporti messinese, perché poi, essendo questa stata messa, secondo me, opportunamente in liquidazione per motivi pratici sotto il profilo del garanzia della continuità rispetto alla solvibilità, insomma sono questioni tecniche, sono state affrontate, credo, bene da chi mi ha preceduto, o per carità, da chi, se sarò sindaco, mi ha preceduto. Quindi però deve nascere un nuovo soggetto che porta avanti il trasporto pubblico locale, l'intera mobilità, mi piace dire, quindi gestione di parcheggi, gestione della ZTL, carrattrezzi, servizi di manutenzione, probabilmente secondo la mia visione anche immediati stradali. Con quali risorse si gestirà tutto questo? Ecco, un'azienda trasporti viene finanziata in parte dal contributo chilometrico che riceve dalla regione, in piccola parte da quello che riceve dallo Stato, contributi dello Stato ormai minimi, e soprattutto dal mercato. E chiaramente se noi non generiamo mercato, se noi non facciamo sì che ci sia gente che compra i servizi di un'azienda del genere, noi difficilmente possiamo andare nella direzione di avere un'azienda sostenibile. Quindi dobbiamo immediatamente mettere in pista tutti i servizi possibili per generare questo nuovo, appunto, per rigenerare questo nuovo settore, che contemporaneamente diventa una risorsa. Perché? Perché se noi vogliamo una mobilità nuova e una città nuova, noi dobbiamo offrire un'alternativa al trasporto personale, privato, e quindi poter anche andare in una direzione di minor traffico, maggiore celerità dei servizi integrati, perché questo è anche una cosa che credo molto, oltre nel servizio pubblico integrato, quindi metro ferrotranvia, tranvia, servizi a pettine dei torrenti e minibus per portare i bambini anche dai villaggi direttamente alle scuole, una serie di servizi appetibili. E contemporaneamente però tutto questo anche deve entrare in un nuovo piano cittadino che guarda anche la distribuzione delle merci, quindi arricchire l'offerta, generare un sistema più virtuoso, tale che poi la città possa in parte abbandonare alcune aree dal punto di vista stradale, cioè aumentare la pedonalizzazione delle strade. A proposito di tram, lei poco fa accennava al tram, lei lo lascerà dov'è o lo vuole spostare come il suo, come il rivale Calabro? Vero è che originariamente il tram aveva un percorso diverso, questo è vero. Però è anche vero che la città oggi un nuovo cantiere di quelle dimensioni non lo sopporterebbe.
Allora io penso che la riflessione vera che andrà fatta sul tram, prima se il tram potrà essere economicamente sostenibile, e questo lo potremo capire guardando la quantità di trasportati che potrebbe ricevere il tram da tutti i collegamenti a pettine che non sono stati mai realizzati, perché il tram oggi ha una perdita anche perché non riceve tutto questo traffico di passeggeri che dovrebbe poi alla fine approdare al tram, e poi perché anche il tram ha un servizio oggi un po' deludente, solo 4 vetture, distanza da una corsa all'altra troppo lunga, quindi tempi di percorrenza lunghi. E poi è vero, il tram oggi è brutto, è inutile che lo nascondiamo, è brutto, no? Tutti lo vedono come una nuova barriera nella città. Noi abbiamo tolto il muro della fiera, l'ho abbattuto io, però mi sento dire a tutti dovete abbattere il tram per togliere un'altra barriera. Allora cosa dobbiamo tentare? Di capire se esiste un modo affinché questo tram possa essere tolte le barriere, possa diventare un mezzo che funziona, che economicamente sia sostenibile. Ma se tutto questo non dovesse avvenire, una decisione un po' più radicale andrà fatta. Dovrà e non prendersi. So se la decisione però possa essere... Addirittura eliminare il tram, quindi? Se il tram diventa insostenibile, potrebbe essere una scelta che non fa Garofalo, la si farà insieme a tutti coloro i quali però dovranno fare questa analisi attenta. Cioè non decidere, secondo me, pesa di più che lasciare le cose come stanno. Andiamo avanti, tra gli altri 5 candidati, chi teme di fatto parlare più... sul Messina Ambiente e ne parleremo in un'altra occasione. Però io sarei disposto a parlare. Si è dilungato troppo. Sarei disposto a parlare. Tra gli altri 5 candidati, chi teme di più elettoralmente e chi stima di meno politicamente? Elettoralmente io non ragiono in questi termini, perché secondo me sono tutti candidati che, come me, si mettono in gioco. Qualcuno sostiene malignamente che lei queste elezioni non voglia vincerle, perché non vuole lasciare la comoda poltrona di Roma per quella decisamente più scomoda di Palazzo Zanca. Posto che si tratti solo di male lingue, un problema però si pone, perché se lei dovesse essere eletto sindaco di Messina, Messina dovrà rinunciare all'unico deputato messinese, Mancuso, e di Sant'Agata Militello. Lei dove pensa di essere più utile? Cioè lei ha già azzerato una serie di deputati messinesi, perché noi abbiamo deputati del PDL, ovviamente PDL come me, ma abbiamo deputati di 5 Stelle, e mi riferivo al Popolo delle abbiamo Libertà, abbiamo deputati dell'UDC, abbiamo deputati del PD, quindi insomma ne abbiamo dei deputati messinesi. Ritengo che Messina debba essere una città migliore di quella che è, e io mi riconosco la responsabilità nell'azione che devo svolgere. Cioè un politico può fare bene il politico a Roma, ma alla fine incide molto meno. Questa è l'opinione della gente. Quindi sarebbe più utile da qua come sindaco? In questo momento io credo che Garofalo è quello che mi è stato, come dire, sottolineato. Ma tu, per l'esperienza che hai fatto, sei un'opportunità per il Popolo della Libertà, ma anche, secondo me, per i cittadini messinesi, che scegliendo te scelgono uno che ha una serie di caratteristiche. E aggiungo, la mia crescita politica è in questo momento un'opportunità in più che io offro alla città, perché con ministri, con sottosegretari, con persone con le quali ho condiviso 5 anni intensi, è chiaro che ho una confidenza tale che posso, come è successo la settimana scorsa, chiamare un ministro e dire: guarda che noi abbiamo un problema nella Metromare, so che ti hanno portato questo problema, ti prego di risolverlo. Ed è stato presentato da altri parlamentari non messinesi un emendamento per consentire il prolungamento del servizio fino a dicembre, affinché poi si possa varare una nuova gara con caratteristiche migliori ancora rispetto al passato. Quindi io, tra l'altro, questo governo di larghe intese, come dire, consente un appiglio sia al centrodestra che al centrosinistra. Ma sì, e a proposito di questo, secondo lei è immaginabile anche a Messina un governo della città guidato insieme da centrodestra e centrosinistra, magari per, sul modello quindi di quello nazionale, magari per estromettere dalla guida della città un movimento civico? No, io penso una cosa diversa. Intanto a livello nazionale si è arrivati perché i numeri obbligavano a fare una scelta, e quindi governare un paese è una responsabilità, come governare una città. Dalle elezioni di Messina uscirà un vincitore, uscirà un sindaco, quindi che avrà anche, penso, una maggioranza in Consiglio Comunale, comunque uscirà un sindaco. Lì, alle elezioni non è uscito un Presidente del Consiglio e neanche una maggioranza assoluta. Quindi noi intanto abbiamo un percorso differente. Poi io dichiaro da sempre una cosa, che se avrò la fortuna di essere il prescelto, quindi l'eletto, io sarò il sindaco anche di chi non mi ha votato. E lo sarò non perché ho interesse a fare le larghe intese, assolutamente, perché ho interesse che le migliori idee per la città, le migliori energie possano contribuire a rilanciare la città.
E chiaramente dico, non dismetterò mai di essere un sindaco che ha una sua appartenenza, però la mia appartenenza non mi influenzerà nel collaborare, nel trovare un modo con il quale accogliere delle istanze. Da qualunque lato provengano, possono provenire da una parte politica chiara che è il centro-sinistra, ma anche da movimenti, ma anche da movimenti che si sono forse neanche schierati politicamente in questo momento e stanno a guardare. Quindi il sindaco di una città deve essere in grado di essere al di sopra delle parti nel momento in cui amministra. Poi ci sono momenti in cui ha diritto e dovere, più diritto forse di schierarsi e di sostenere una parte politica. 30 secondi per dire messinesi perché dovrebbero votarla. Oh, di nuovo. E questo è un appello che mi fate fare tutti. Io cosa dico ai messinesi? Guardate, io ho fatto un percorso politico a Messina, ho avuto la fortuna di affrontare temi anche abbastanza scottanti, sono state le case popolari, ho contribuito a far progettare, realizzare alloggi, rinnovare alcune zone e poi sono andato a fare lo stesso mestiere di amministratore in un settore anche quello straordinario, per quello del mondo marittimo, dove ho conosciuto un mondo nuovo che mi ha consentito anche di fare delle esperienze. Grazie a questo mio impegno mi è stato consentito di fare il parlamentare nazionale e ho rappresentato la mia città, spero degnamente, in Parlamento. Adesso io cosa chiedo ai messinesi? Guardate le mie proposte, osservate se la mia proposta è quella che può rispondere al momento, può essere più adatta a dare alla città una nuova fase, un nuovo rilancio. E se questo vi convince, votatemi, ma votatemi soprattutto perché io ritengo che oggi Messina possa cambiare, ho la voglia di cambiarla e vorrei essere il sindaco dei miei concittadini. Ringraziamo Vincenzo Garofalo per essere stato con noi. Grazie a voi.